Fuori le macchine dalla Val di Rabbi, il servizio Stelvio Bus sta andando davvero bene, piace e quindi vediamo il servizio di Luca Bindi. Val di Rabbi senza macchine che si debbono lasciare in un parcheggio prima di entrare nel Parco Nazionale dello Stelvio. Questo è possibile dallo scorso 30 giugno e sarà così fino a settembre. Dalle 9.45 alle 17 si può accedere alla valle solamente a piedi, in bici o con i bus navetta del parco, ovvero lo Stelvio Bus Rabbi. Il giornaliero costa 5 euro per gli adulti, 2 euro per i bambini 4-11 anni, per chi ha la card turistica, prezzi ridotti. La linea 1 porta dove siamo ora, al Coller, quindi all'apertura della Valle di Saëns. Da qua parte una seconda linea che va fino a Malga Stravasolo, quindi verso le cascate di Saëns, e c'è la linea 3 che va verso la località Fontanon, Malga Montesole e Malga Stableti. Si può vedere anche il ponte tibetano? Assolutamente sì. All'interno della linea 1 ci sono le varie fermate, uno può scendere verso la segheria veneziana ai piedi del ponte sospeso. E i turisti apprezzano lo Stelvio Bus Rabbi. Sì, è una buonissima idea. Noi veniamo qui da tanti anni, era ora. Com'è? Tutto bene? Benissimo, è perfetto! Com'è questo servizio? Tutto bene, sì, è utile soprattutto con i bambini.